E tu? Sei pronta? Ma senti, Dani, non credo che sia un'ottima idea, eh? No, ormai è deciso, devi farlo. Ma... Niente ma! Scusate gente, il nostro eroe. Adesso non ci allarghiamo, eh. Oh, lo dovevate vedere. È andato contro quei due e gliel'ha date e poi l'ha prese e l'ha prese e basta. Lui l'ha potesso tanto. Bravo Giacomo, sei stato coraggioso. Piano, attenzione alla ferita. Dove ti ha colpito? Per fortuna il proiettile l'ha preso di strisce. E fatelo respirare sto ragazzo, no? Bello de titina. Giulia? L'hanno sparato. Eccola, viva e vegeta grazie a te. Stai attenta. Oddio, scusa, stavo per mandarti un'altra volta all'ospedale. L'avrei fatto con piacere, tanto ci ho passato solo 6 ore. Beh, anch'io ho passato la notte in bianco. E che hai fatto? Sono stata in questura fino alle 7. Avrò visto 2000 foto segnaletiche. E quei due c'erano? Ma che? Dovevano essere incensurati. Intanto quel poveretto è in rianimazione. La discoteca ha chiuso e io sono rimasta senza lavoro. Il che, con gli arretrati che incombono, non è per niente divertente. Gli arretrati? Eh già, abbiamo bisogno di 2500 euro. E subito. Tranquilli! Scusami, Cinzia. Eccoli, 2500 euro. Cioè? Soldi di meno! Ciao. Ciao ragazzi, allora che fate? Andiamo lì, arraffiamo i soldi e scappiamo. Andate alla gara di ballo? Yes, of course. Vuoi che gli lasciamo i 2500 euro del primo premio? Beh, senza prepararvi per niente. Siamo preparatissimi, è tutto il giorno che balliamo salsa e afrocubana. Ciao. Come va? Insomma. Ti va di fare un giro? Ma sì. Allora veniamo a fare il tifo. No, no, non vogliamo pubblico. O la va o la spacca. In bocca al lupo. Crepi.